omicidi, traffici illeciti, armi, droga e raffiche di mitra. Tutto questo in Italia ha un nome: Banda della Magliana. È bello, bellissimo, c'era un sentimento. Dalle periferie di Roma ai palazzi del potere, la Banda della Magliana compie un'impresa unica nella storia del crimine e cambia i destini della nazione. Noi eravamo dei gangster. Sono i ragazzi della periferia romana che il cinema ha reso antieroi e miti. Non è così! Libano, Dandy, il freddo, il nero. Insieme non sono mai stati. La vera storia è un'altra. E questi sono i veri volti e i veri nomi dei boss della Banda della Magliana. Eravamo giovanissimi, 20 anni. Franco Giuseppucci, detto Er Negro. È un personaggio carismatico. Danilo Abbruciati, detto Er Camaleonte. Un samurai. Maurizio Abbatino, detto Crispino. C'ha questi suoi modi, no? Di sorridere nel momento in cui ti sta fottendo. Enrico De Pedis, detto Renatino. Un principe Renato. Quattro ragazzi di strada. Usavamo un dolore, gli altri non usavano. Quattro boss insanguinati. Io ero pronto con la pistola, io ho dovuto solo premere il grilletto. Si sono alleati e si sono combattuti per l'impero della capitale. Siamo partiti con un'idea e l'abbiamo portata a compimento. Questa è la loro storia. Questi eravamo noi. Nel dicembre del 1983, la Banda della Magliana rischia di essere sgominata da un'improvvisa retata di polizia, scattata in seguito alle denunce di un pentito, lo spacciatore Fulvio Lucioli. I boss e gli uomini della Magliana attendono in carcere il processo. Ma la compattezza della prima ora ha lasciato posto ai rancori, ai sospetti e a odi mai sanati. Agli inizi degli anni Ottanta la banda si è divisa in due. I ragazzi della Magliana, legati a Maurizio Abbatino, rimasti allo spaccio di droga e crimini di piccolo cabotaggio. E gli uomini di testaccio, guidati da Enrico De Pedis, ascesi ai vertici della mafia dei colletti bianchi. Nel carcere, ora, le due anime della banda si studiano con sospetto, in attesa dell'occasione giusta per la resa dei conti. Il boss che tiene le fila dell'organizzazione, il più ricco e potente, l'unico che può salvare la banda o portarla a una fatale guerra intestina, è il testaccino Enrico De Pedis. Da lui ora dipendono i destini di tutti. Fin da giovanissimi, i compagni di strada chiamano Enrico De Pedis Renatino. Un vezzo tra i tanti di un giovane cresciuto nelle borgate, ma sempre attento al proprio look, curato ed elegante. De Pedis a modo suo era megalomane, però era un megalomane bello. Tutta la povertà che aveva vissuto da piccolo era una rivalsa per lui, queste belle cose, no? Renato a un certo punto si mette in testa di andare a giro col morga, era bellissimo su quel morga. Se lo guardavano tutti. Perché? Perché non aveva avuto niente da piccolo, come non ho avuto niente io, non abbiamo avuto niente. Renato andavamo a scuola al Kennedy insieme, il periodo più bello della vita mia, perché lui andava a scuola e il pomeriggio andava a fare in picci e imbrogli su e se la pagava per conto suo la scuola. Era un ragazzo, lo ripeto, generoso, abile nel fare le rapine. Ci incontravamo, allora eravamo in tre, io avevo una Ferrari, lui aveva una Lamborghini e Raffaele Pernazzetti un Porsche. Ci incontravamo e facevamo stupideggiavamo sulle strade, lungo le strade di Roma, per vedere chi era più abile alla guida, chi faceva più. Ecco chi era De Pedis. Era un principe Renato,
un principe d'animo, un principe di modi. Da Renato io avevo tutto da imparare, perché la sua ambizione, era un uomo ambizioso, cercava di migliorarsi, e chi gli stava vicino, se voleva, si migliorava a sua volta. Lui certamente non era una persona di compagnia, non pippava, non fumava hashish, orge manca a parlarne, quindi non era quello che eravamo noi. Però come ragazzo era un ragazzo da ammirare. Renato era bello, era educato, era signorile, era sempre vestito bene, frequentava le persone, noi burciari, insomma, perché si voleva migliorare, quindi erano delle buone ragioni per essere invidiosi, no? Renatino ha poco più di 20 anni quando la sua strada incrocia quella dei ragazzi della Magliana. Per un giovane criminale ambizioso come lui, la banda di Giuseppucci rappresenta l'occasione giusta per sottrarsi al degrado della periferia. In pochi anni diventa il boss di Testaccio. Sotto il suo rigido controllo è organizzato lo spaccio di droga della zona. Ma De Pedis vuole ancora di più. Era un bandito come lo eravamo noi. Fino al momento in cui lui non ha acciuffato tutte le conoscenze degli Abbruciati e dei Giuseppucci, è stato un ragazzo da ammirare. Dopo, quando... E lui cosa ha fatto? Se lui dice io questi non li abbandono, devo dividerli con loro queste conoscenze. Siccome lui già prevedeva il futuro, lui guardava avanti. Io adesso lo dico scherzando, a battuta, ma io oggi lui si trovava in Parlamento come sottosegretario, io mica mi sarei meravigliato, eh. Era benestante, ma non aveva rubato niente a nessuno, i suoi soldi l'aveva fatti fruttare con l'intelligenza. Renato non ha rubato niente a nessuno, questo ci tengo a precisarlo. E chiaramente non si drogava, non andava a putane, i soldi li investiva, e poi se gli altri rimanevano senza soldi era un problema loro. Quindi questa è una buona ragione, perché poi c'è l'invidia, se l'invidia fosse febbre tutto il mondo ce l'avrebbe. Nei primi anni Ottanta, Renato De Pedis coltiva le amicizie giuste per reinvestire il denaro sporco in attività lecite. Negozi, imprese edili, locali. De Pedis ora è un bandito dal volto pulito, un imprenditore rampante. Cavalca un sogno che è di molti nell'Italia degli yuppie e della rinascita economica. Così oggi, nel bene o nel male, al di là di ogni pronostico di durata, sorge all'orizzonte politico-culturale del nostro paese questa prima presidenza di un socialista. Un fatto nuovo che si incarna in un personaggio, anzi, in una personalità, il segretario del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi. Il motore della ripresa italiana è nelle idee di una nuova classe politica e del suo uomo simbolo. Il leader del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi. La sua ascesa spezza il lungo corso del monopolio democristiano e introduce una politica più mirata allo sviluppo finanziario del paese. Come il rovescio della medaglia, maturano le condizioni per lo sviluppo della mafia dei colletti bianchi. Connivenze tra imprenditori, politici e faccendieri diventano prassi comuni. L'abilità di Enrico De Pedis è cavalcare anche quest'onda e in poco tempo riesce a sedere al tavolo di finanzieri, politici e alti prelati. I rapporti di De Pedis con il mondo ecclesiale probabilmente iniziano proprio dalle sue detenzioni. Sono le sue detenzioni che lo mettono in contatto con personaggi del mondo ecclesiale e lui riesce a gestire questi rapporti e a trovarne frutto. I rapporti che ha con alcuni esponenti religiosi, anche di un certo rilievo,
appaiono del tutto sproporzionati al ruolo e alla figura pubblica di De Peris, che è un personaggio, un pregiudicato o comunque un personaggio coinvolto in varie vicende giudiziarie piuttosto gravi. I rapporti tra Renatino De Peris e le più alte sfere del Vaticano sono ancora oggi al centro delle indagini degli inquirenti. Rappresentano un groviglio complesso alla base di uno dei più oscuri misteri della nostra nazione, la scomparsa di Emanuela Orlandi. È il 22 giugno 1983. Emanuela Orlandi, 15 anni, figlia di un commesso della prefettura del Vaticano, scompare nel nulla. Dopo la sua lezione alla scuola di musica in piazza Sant'Apollinare, non fa più ritorno a casa. Emanuela Orlandi è scomparsa il 22 giugno. Tra l'altro di lei c'è quella fotografia, quel manifesto con una fascetta qui, perché era stata alla festa, perché la Roma aveva vinto lo scudetto, che era la sua squadra del cuore. Quella era l'ultima fotografia. All'inizio non si capì bene che cosa era successo, tant'è vero che quando i familiari andarono a denunciare la scomparsa dissero al commissariato: non vi preoccupate, sarà andata per conto suo da qualche parte. Loro erano molto preoccupati perché sapevano che la ragazza non si sarebbe mai allontanata senza avvertirli. Solo dopo passarono i giorni, passarono i mesi e diventò un intrigo addirittura internazionale, con tantissimi appelli del Papa. Giovanni Paolo II fece più appelli per la liberazione di Emanuela Orlandi, cosa che non è successo per nessun altro, nessun'altra persona rapita. Le ricerche della ragazza partono immediatamente e si affacciano i primi testimoni. L'ultimo ad averla vista è un vigile urbano. Ha notato Emanuela Orlandi salire su una BMW scura. Ma la ragazza non è sola, è in compagnia di un uomo. Che cosa è successo? Che Sambuco fece un identikit di questa persona che si era avvicinata a Emanuela Orlandi, un identikit che è rimasto nel segreto, nei cassetti per tantissimi anni. Noi di Chi l'ha visto siamo riusciti poi a tirarlo fuori. C'è una strana, una singolare somiglianza con Enrico De Peris. Non risulta essere stato fatto un identikit e essere stato riconosciuto questo identikit come appartenente a De Peris all'indomani della scomparsa di Emanuela Orlandi. È qualcosa che, diciamo, è un detto che non ha riscontri probatori. La scomparsa di Emanuela Orlandi è un mistero talmente fitto da far dubitare di qualunque certezza. Ancora oggi, dopo anni di indagini, non è possibile conoscere la verità. Ma all'inizio del terzo millennio, un nuovo indizio sembra riaprire il caso. Parte dei banditi della... È il 2005. Renatino De Peris è morto da 15 anni. Il programma televisivo Chi l'ha visto sta ripercorrendo la storia della scomparsa di Emanuela Orlandi, quando ai centralini della redazione arriva una telefonata anonima. Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. Nella Basilica Sant'Apollinare vi è una cripta, dentro la cripta è sepolto in una minuscola apparente cappella costituita ad hoc il De Peris, e questo costituisce un fatto storico incredibile, inspiegabile, perché non vi sono altre sepolture recenti nella Basilica. La Basilica era un luogo di sepoltura nel tempo diciamo rinascimentale, ma non certo in epoca moderna. E quindi si è scatenata un pochino la caccia al perché il De Peris abbia potuto essere sepolto in quella basilica.
L'inchiesta sul rapimento dell'Orlandi è di nuovo aperta e la strada da seguire sembra definita anche dalle rivelazioni dell'ex compagna di De Pedis, Sabrina Minardi. E quindi dove fu portata la ragazza? A Via Pignatelli. A Monteverde? Sì. Nei sotterranei che hai fatto ritrovare tu? Sì, è venuto Marcinco una volta, io ho sentito delle grida, Renato mi ha fatto cenno di stare zitta e di farmi i fatti miei e io non sono entrata. E poi quando hai rivisto Emanuela? Al Gianicolo, quando l'ho portata da quel sacerdote lì al benzinaio del Vaticano. Se risultasse al termine delle investigazioni vera l'accusa mossa da Sabrina Minardi e De Pedis di aver partecipato, anche diretto, il sequestro e forse l'omicidio di Emanuela Orlandi, rimarrebbe aperto il capitolo dei moventi. Il capitolo dei moventi è un capitolo misterioso, se ne sono affacciati tanti, uno più misterioso dell'altro, tutti direi piuttosto inquietanti. Le indagini sono ancora in corso e nulla può spiegare in modo certo e definitivo la misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta ormai quasi 30 anni fa. Né è possibile spiegare perché il boss di Testaccio sia stato sepolto al fianco di cardinali e vescovi. Per i suoi familiari si tratta dell'ultimo vezzo di un dandy, che nel periodo di maggior ricchezza sarebbe divenuto un benefattore della Chiesa. Ciò che è certo è che nel 1983, quando Emanuela Orlandi scompare e quando tutti gli uomini della banda vengono arrestati, Renatino De Pedis è un boss dalle mille entrature. Il suo impero economico lo ha reso il più ricco degli uomini della Magliana. Ha imparato a gestire gli affari da solo e solo per il suo interesse personale. E questo ai suoi compagni di strada non piace affatto. Le denunce dello spacciatore Fulvio Lucioli hanno incastrato gli uomini della banda della Magliana, compresi i due boss Maurizio Abbatino e Enrico De Pedis. Oltre 60 criminali finiscono in carcere, imputati dei reati più gravi: omicidi, traffico di droga, associazione a delinquere. Ma la banda, corrosa da invidie intestine e sgominata dalla polizia, ormai è divisa in due. Ora i vecchi compagni devono anche guardarsi gli uni dagli altri, cercando di distinguere gli amici dai nemici. Ogni alleanza rischia di saltare per sempre. Ora si è tutti contro tutti. Durante le prime udienze in tribunale, gli imputati entrano sfilando compatti, dando un segno di sicurezza e di sfida a chi li vuole rinchiudere in galera. In realtà, dietro quella sfrontatezza, nascondono sospetti, rancori e gelosie. Ognuno sta cercando di aggiustare il suo processo. Il primo a farlo è incredibilmente Maurizio Abbatino, lo spietato boss del quartiere Magliana. È stato il faro della banda nei momenti peggiori, ma ora è pronto a tutto pur di uscire dal carcere. Ai compagni spiega però che è l'unico modo per garantire la salvezza di tutti. Solo che tanti erano accecati, è ovvio, inizialmente erano accecati dalla filosofia che lui sarebbe uscito e comunque avrebbe poi pensato a tutti, cosa non vera, ma non vera già nelle intenzioni. Negli anni Abbatino ha imparato un modo per sottrarsi al carcere: usare il proprio corpo come cavia. Si è iniettato sangue infetto, si è sottoposto a biopsie, gastroscopie e operazioni di ogni tipo, tutto per essere trasferito in case di cura. Questa volta i medici che ha corrotto gli procurano false prove. Con uno scambio di vetrini, Crispino ottiene una finta diagnosi: tumore allo stadio terminale. Ma ad Abbatino non basta.
la messa in scena deve essere ancora più credibile e trova il modo per disertare udienze e interrogatori. Vorrei qualche udienza presenziale in barella, perciò fu portato a venire in ambulanza. Diciamo, non vorrei sbagliarmi, però aprile 86, così. Comunque, prima della sentenza lui era già ricoverato in clinica. Non ricordo se fosse piantonato o come, però insomma stava fuori. La sua strategica farsa lo porta ad essere ricoverato a Villagina. Inizia per Crispino un lento e inesorabile allontanamento dalla banda. Ai compagni non piace il modo in cui si sottrae alle responsabilità di un capo. Presto il ricovero di Crispino non sarà più sufficiente per tenerlo lontano dalla vendetta degli uomini della Magliana. I giovani banditi, abbandonati dal loro capo storico, si rivolgono a Renatino De Pedis, l'unico ad avere le carte giuste per deviare il corso della giustizia. Ma non tutti si fidano di lui. Edoardo Toscano, detto l'operaietto, è stato uno dei sicari più affidabili e spietati della banda della Magliana. In pieno giorno, di fronte a decine di testimoni, ha ucciso con freddezza Sergio Carrozzi e Orazio Benedetti. L'operaietto rischia l'ergastolo e accusa De Pedis di non aver fatto abbastanza per trovare gli avvocati giusti. Una mattina, sul pullman che ci portava nelle aule, il pullman dei carabinieri, eravamo in gabbia, io con la figlia e Giorgio Paradiso, che con la figlia doveva stare sempre con me comunque. Mi mostrò un laccio delle scarpe, dei lacci delle scarpe, e mi disse che quella mattina avrebbe strozzato De Pedis. Dico, ma che cazzo stai a dire? Dice sì, perché questo sta facendo troppo prodomo sua. Qui quello che ci arriva non è soddisfacente. Che chi più aveva a disposizione un qualcosa che potesse alleviare sia una condanna che uno stato detentivo doveva essere messa a disposizione, forse a De Pedis veniva imputato questo. Io mi avvicinai e mi disse, ma che è successo? Dico, no, non è contento perché hai messo sto merda l'avvocato, no? Con tutto il rispetto per l'avvocato, magari non ci capivamo niente noi, però per noi non andava. E lui rispose una frase che aggravò ancora di più la situazione. Ma mica conta quello che dice qui, io il processo già ho vinto al tribunale. Non appena io gli ho detto sta frase a Toscano è scatenato l'inferno. Sto figlio da una mignotta, se l'è preparato solo per lui, noi in galera, lui si è corridoi. Le accuse reciproche vanno avanti per tutto il processo, fino al giorno della sentenza. In aula, i ragazzi della banda non entrano più uniti. A dividerli è un rancore che presto tracimerà nella violenza. Il patto, l'ultimo patto fatto prima che il tribunale, il processo finisse, era quello: ne parliamo quando usciamo. Giugno 1986. A quasi tre anni dalla prima deposizione di Lucioli, la sentenza della Corte d'Assise condanna in primo grado 37 imputati su 60. Una sentenza mite, che riconosce principalmente la colpevolezza per il traffico di stupefacenti. La metà degli uomini della banda torna a piede libero, compreso il boss di Testaccio, Enrico De Pedis. La condanna più pesante va invece proprio a Edoardo Toscano. Dovrà scontare 20 anni di carcere per omicidio. La
La prima battaglia con la giustizia sembra vinta, ma i ragazzi della Magliana non dormiranno a lungo sonni tranquilli. Una nuova minaccia arriva da un affiliato che fin d'ora ha agito nell'ombra. Si chiama Claudio Sicilia, ma tutti lo conoscono come il Vesuviano per le sue origini campane. Essendo Sicilia amico di vecchia data di Colafigli, diventò tipo quasi un faccendiere di tutto quello che era un po' l'organigramma in quel momento. Claudio Sicilia è tra i pochissimi scampati alla retata del 1983. È così che, con i compagni in carcere, ha preso le redini dell'organizzazione. Ha in mano, di fatto, l'intero patrimonio della banda. Lui da fuori doveva gestire quello che girovagava intorno al gruppo Abbadino Toscano e l'ha gestito bene, lo gestiva per sé. Ma la reggenza di Sicilia finisce all'improvviso nell'autunno del 1986. Tutto nasce a seguito dell'arresto operato in data 17 ottobre di un noto pregiudicato, Claudio Sicilia. Ad attenderlo in questura c'è un giovane commissario destinato a fare carriera, Niccolò D'Angelo. Eravamo uno di fronte all'altro e presi un pezzo di carta con una penna e fui investito da una valanga di nomi, di fatti, di circostanze. E ricordo che sono stato fino alle 6 di mattina senza muovermi mai dal tavolo e in quelle 3 ore vergai numerose pagine e pagine con la sede dell'investigatore di conoscere anche tutta una serie di fatti di sangue nel quale avevo indagato e che non ero riuscito a trovare gli responsabili, nel quale avevo dei sospetti e quindi cercai delle conferme anche in Sicilia. Claudio Sicilia teme per la sua incolumità e decide di parlare. Conferma così i racconti degli altri pentiti e aggrava la posizione dei compagni con nuove accuse. È lui a parlare delle finte malattie di Abbatino, inchiodato su una sedia a rotelle in una clinica romana. Maurizio Abbatino capisce che la sua copertura sta per saltare. Sa che molti dei suoi compagni sono in libertà vigilata e vuole riprendere il controllo dell'organizzazione. Cerca gli amici di sempre, ma viene ignorato. Forse la punizione peggiore. Più che detta forse l'ha capita, perché sa come la pensavo. Al momento che sono uscito lui stava in clinica, quando mi ha mandato a chiamare non ci sono andato e lui li ha capito. Maurizio Abbatino ha capito che a Roma non ha più alleati, ma pericolosi nemici. La sorveglianza su di lui è blanda. Un pregiudicato sulla sedia a rotelle non preoccupa. Quando è stato il momento? Dopo 3 anni la polizia di controllo si rilassa e piammolla, perché 3 anni, in 3 in piedi, sta che la carrozzina dove vai? Invece lui si è calato e è andato via. Maurizio Abbatino, 33 anni, appartenente alla famigerata Banda della Magliana, era ricoverato da molti mesi a Villagina, benché sorvegliato dalla polizia, è riuscito, nella migliore tradizione delle evasioni, ad annodare le lenzuola del suo letto e a calarsi dal balcone, malgrado fosse semiparalizzato alle gambe. Aveva quindi sicuramente dei complici ad attenderlo. E fuggito da una serie, aiutato dal fratello e forse da un amico del fratello. Penso sia avvenuta così, che si sia calato con le lenzuola di notte da questa camera e poi è espatriato. 23 dicembre 1986. Maurizio Abbatino, capo storico della Banda della Magliana, scompare nel nulla. Ora è latitante. Perde ogni contatto con la banda, con le sue attività, con i suoi amici di sempre. A regnare incontrastato sulla capitale ora è Renatino De Pedis. Ma gli effetti della denuncia del Vesuviano non tardano a colpire anche De Pedis e il resto della banda. Pochi mesi dopo l'evasione di Abbatino, il 17 marzo del 1987, la Procura di Roma emette 91 ordini di cattura contro le persone chiamate in causa da Claudio Sicilia. Potrebbe essere l'affondo decisivo della giustizia, ma ancora una volta Enrico De Pedis e i suoi uomini hanno preso le dovute contromisure.
Cecilia parla anche di corruzione, individua anche in alcuni, anche al Palazzo di Giustizia, individua anche una serie di personaggi con i quali la banda aveva avuto dei contatti. Fornisce prove, circostanze documentate e contatti estremamente discutibili con tutta una serie di legali, regalie fatte a tutti i livelli e anche una capacità di penetrazione all'interno del Tribunale di Roma e ai Tribunali della Libertà. Tant'è vero che il Tribunale della Libertà bollerà in 3 giorni, dico 3 giorni, un'indagine durata 1 anno e la possessione di 80 imputati. Secondo Sicilia, la banda della Magliana è riuscita a corrompere perfino i tribunali. Ma le sue parole cadono nel vuoto. Quello stesso tribunale che ha accusato respinge infatti le sue dichiarazioni. Il Vesuviano ora è un uomo solo, senza alcuna protezione e con gli ex compagni presto liberi e pronti a metterlo a tacere. A Sicilia non resta che nascondersi, ma scappare dalla banda della Magliana a Roma non è possibile. La fuga di Sicilia finisce qualche anno dopo in un malinconico pomeriggio d'autunno in un negozio di abbigliamento all'Euro. La condanna a morte di Claudio Sicilia, l'ex esponente della banda della Magliana che aveva collaborato con la giustizia romana per far luce su tanti misteri legati alla famigerata gang ucciso ieri sera da 2 killer in un negozio di Tormarancia dove aveva cercato scampo, non ha una firma ben precisa. È il 14 giugno del 1988. Gli uomini della banda della Magliana attendono l'ultimo grado di giudizio di un processo che li vede imputati per i reati più gravi. Ma ancora una volta i banditi romani trovano il corridoio giusto per uscire dal carcere. La Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, soprannominato il giudice ammazza sentenze, demolisce l'intero impianto accusatorio del processo. Le condanne saltano. Dovrà ripetersi a Roma il processo contro i componenti della cosiddetta banda della Magliana. La Corte di Cassazione infatti ha annullato la maggior parte delle condanne inflitte dalla Corte d'Assise di Roma a 37 dei 60 imputati, non ritenendo sufficientemente motivata la sentenza emessa dai giudici romani. La banda della Magliana avrebbe cercato di assumere nei primi anni dell'80 il controllo delle attività della malavita nella capitale e pur di riuscirvi avrebbe messo a segno 9 omicidi. Dopo anni di carcere, gelosie e reciproche accuse, i ragazzi della banda ora sono liberi, liberi di scendere in guerra. È così che Enrico De Pedis, mentre guadagna miliardi e li reinveste in attività pulite, si mette alla caccia dei suoi nemici. Il suo primo obiettivo è l'uomo che durante gli anni del carcere ha provato a mettersi contro di lui. Edoardo Toscano, l'operaietto. Praticamente Edoardo ad Ostia c'era un fornaio che faceva usura e aveva dato 50 milioni dei suoi per metterli nella cassa comune e poter usufruire dei guadagni dell'usura. Quando l'hanno saputo i testaccini, in questo caso De Pedis, ha mandato uno dei suoi messi a corrompere questo fornaio, a dire: senti, se tu ci avvisi quando Edoardo viene da te, io ti lascio i 50 milioni di Edoardo e più te ne do altri 50. E questo ha accettato questa offerta, questa indegna offerta. Quindi la mattina Edoardo, quando si è presentato all'appuntamento, è arrivato questa moto con questi 2 tizi, cioè Angelo Cassani, detto Ciletto, e Angelici, adesso in questo momento mi sfugge il nome, detto Rufetto,
e gli hanno sparato mentre Edoardo stava così contrattando, parlando con questo di spalle, gli hanno sparato in testa. Un pluripregiudicato di 36 anni, Edoardo Toscano, indicato come uno dei principali boss della malavita organizzata romana, è stato ucciso questa mattina intorno a mezzogiorno a colpi di pistola da due killer davanti ad una panetteria di Viale della Marina ad Ostia. È il 16 marzo 1989. Edoardo Toscano, il più abile killer della Magliana, si è fatto cogliere impreparato. Ero tenuto al carcere di Ancona. E stavo passeggiando al cortile, l'ora del telegiornale, l'una, non mi ricordo adesso. Una voce dall'alto, di un mio amico, un ragazzo di destra pugliese, mi disse così, diretto: Nino, hanno ammazzato Edoardo. Poraccio, io si è preso più parolacce lui. E allora, poi, io subito, lui, subito ho pensato a De Petris. Agli inizi degli anni 90, Renatino De Petris gestisce un vero impero economico. A Roma è diventato un intoccabile. Nel 90 c'era un gruppo ancora della Magliana fuori che però consideravano De Petris inattaccabile perché aveva sempre uomini intorno. Addirittura, io non l'ho visto, ma da quelli che loro mi dicevano e che avevano provato a controllare, aveva degli uomini armati, ma non malavitosi, qualcosa tipo guardie del corpo, e quindi dice non è possibile arrivarci. Sulla piazza della capitale nessuno osa colpire Enrico De Petris. Chi vuole vendicare la morte di Edoardo Toscano deve rivolgersi altrove. Con la figlia all'interno dei manicomi conosce due toscani, due cani sciolti. E me, io devo ammazzare De Petris. E lui dice, ci pensiamo noi. Per completare il piano manca solo l'esca giusta, che Colafigli individua in un amico di De Petris. Un piccolo criminale convinto a collaborare sotto minaccia. E così prende appuntamento con De Petris a Campo dei Fiori, con la scusa di un affare di quadri, di cose, perché ormai De Petris era diventato un amante di arte, insomma, voglio dire, era, aveva fatto un balzo maggiore verso l'incensuratezza. 2 febbraio 1990, Via del Pellegrino, una zona centralissima di Roma. La mattina che avevano questo appuntamento per questo affare, intorno c'era un toscano, 3 o 4 romani, compresi con la figlia e Carnovale, Antonio Dinzilla a bordo al volante di una moto e dietro un toscano che chiamavano il cinghiale, perché è un personaggio enorme che forse se avessero detto mangiatelo con le mani lui l'avrebbe fatto lo stesso, perché era un totale demente. De Petris, che non era stupido, se ha capito che non era più una questione di quadri, ma era una questione di vita e di morte, è salito sul suo scooter e ha tentato la fuga. La moto gli si è avvicinato, l'ha affiancato e quello ha iniziato a spararsi. A Roma, in pieno centro, è stato ucciso un uomo considerato il capo della cosiddetta banda della Magliana. L'uomo Enrico De Petris, 36 anni, era a bordo di uno scooter quando è stato raggiunto da 2 motociclisti che gli hanno sparato contro numerosi colpi di pistola. Enrico Renatino De Petris è rimasto a terra, sui San Pietrini, elegante come sempre. Muore nel centro di Roma. Partendo dalle periferie più degradate,
la banda della Magliana è arrivata fino al cuore della capitale. Quindi è rimasto per terra lui, le sue conoscenze all'interno dei suoi prelati, i suoi miliardi, le sue conoscenze, le sue fughe dai tribunali. Con la morte di De Pedis, la banda della Magliana, di fatto, non esiste più. Gli ex componenti del gruppo ora sono uomini consumati dalla droga e dal carcere, e dall'odio. Vivono armati, nel timore di essere uccisi, pronti a fare fuoco. I pochi superstiti sono uniti solo dal rancore verso gli infami. Uno su tutti, Maurizio Abbatino, detto Crispino. Crispino è latitante da anni e la polizia gli sta dando la caccia. Non solo è un pericoloso boss, ma custodisce tutti i segreti della banda della Magliana. Per i superstiti del clan romano ora è una corsa contro il tempo. Trovare Abbatino prima che le forze dell'ordine arrivino a lui. La caccia all'uomo è aperta. Agli inizi degli anni 90, Renatino De Pedis, l'ultimo boss dell'organizzazione romana, è caduto vittima della sanguinosa faida che ha decimato la banda della Magliana. L'unico capo sopravvissuto è Maurizio Abbatino, detto Crispino. Dal 1986 è latitante, fuggito clamorosamente durante la detenzione. Per i malavitosi romani è un infame e nelle mani della polizia potrebbe trasformarsi in un pericoloso delatore. Per una volta, forze dell'ordine e vecchi banditi condividono lo stesso obiettivo: rintracciare al più presto Maurizio Abbatino. Per gli ex ragazzi della banda c'è un solo modo per stanare Crispino: far parlare i suoi familiari. Roberto Abbatino, fratello del pericoloso latitante, è la vittima designata. Robertino, un ragazzo che non c'entrava niente con una malavita. Se faceva, faceva piccoli reati. Quando l'ho conosciuto io non faceva nemmeno quelli, era un ragazzo che lavorava. Questo l'hanno preso e se lo sono portato via con una scusa. E poi lo hanno seviziato proprio per farsi riferire dove fosse nascosto il fratello Maurizio. 18 marzo 1990. Il corpo di Roberto Abbatino viene restituito dal Tevere, martoriato da 30 coltellate. Il giovane fratello di Crispino non ha voluto parlare e ha pagato con la tortura e la morte il suo silenzio. Maurizio Abbatino continua a essere inafferrabile, anche per la polizia, che da oltre 5 anni dal giorno della sua evasione aspetta con pazienza che il vecchio boss faccia un passo falso. È il 31 dicembre 1991, la notte di Capodanno. Ogni anno, a Natale e Capodanno, si provvedeva a intercettare il telefono di Abbatino, poiché era il periodo, diciamo, più importante, nel senso che magari qualcuno poteva lasciarsi andare per fare gli auguri. In un appartamento del quartiere Magliana squilla il telefono. Chi parla è Maurizio Abbatino. Vuole sentire la voce della madre dopo tanti anni. Lasciai quella festicciola alla quale sono stato invitato notte di Capodanno, devo dire anche che la lasciai con molta contentezza, perché andai in sala scotto dove poi comprammo un paio di bottiglie. Ricordo che brindammo lì in sala scotto, perché di fatto noi nel giro di 10 minuti avevamo, in mezz'ora avevamo già l'indirizzo e l'abitazione dove di fatto abitava Abbatino attraverso l'Interpol. L'appuntamento con Crispino è a Caracas, in Venezuela. In tutti questi anni Abbatino si è rifatto una vita, sempre alla sua maniera. Ha contatti con la piccola criminalità locale e con lo spaccio di droga.
Alla vista della polizia italiana, Maurizio Abbatino non cerca di scappare, non oppone resistenza. Sorride. Riconosce i suoi avversari di sempre in un paese in cui non è nessuno. Ma io già lo conoscevo, per cui lui conosceva me, ci conoscevamo abbastanza bene, per cui ci siamo confrontati. Mi ha detto, vabbè, ci sei riuscito, mi ha detto che mi dava del tu. Ha detto, vabbè, che pensavi? Di restare dati tanti a vita, gli ho risposto. Sono andati tutti dentro, dico, tu non potevi pensare di restare chiaramente nascosto a vita. Ha fatto un mezzo sorriso e lì chiaramente è finito. È arrivato stamane dal Venezuela ed è in carcere a Roma Maurizio Abbatino, che fu il capo della famigerata banda della Magliana. Era stato arrestato a Caracas 9 mesi fa. In Italia deve rispondere di omicidio, traffico internazionale di stupefacenti e associazione a delinquere. 4 ottobre 1992, aeroporto di Fiumicino. Maurizio Abbatino si affaccia sugli scalini dell'aereo, circondato da funzionari di polizia e fotografi. Il più sfuggente boss della Magliana, l'ultimo detentore di segreti inconfessabili, è tornato nella sua Roma in manette. Quella stessa città che, insieme all'amico Franco Giuseppucci, Ernegro, un giorno di 16 anni prima, aveva deciso di conquistare con l'invincibilità della giovinezza. Ora è emaciato, malato e intimidito, ma con gli occhi di chi sa già cosa deve fare, come sempre. E sta per dimostrarlo. È il 1992. È la fine della Prima Repubblica Italiana. È l'anno delle stragi di mafia in cui perdono la vita i giudici Falcone e Borsellino. L'anno di Tangentopoli e del crollo di un'intera classe politica. Segretari di partito e uomini d'affari, accusati di corruzione, sfilano nelle aule di tribunale come criminali comuni. È l'umiliazione pubblica della politica. Si apre una crisi istituzionale senza precedenti. Sono gli anni in cui finalmente si possono chiudere i conti con il passato e con i suoi simboli. E uno di questi è la banda della Magliana. Maurizio Abbatino, in gabbia, sembra rassegnato al suo destino. Ma se parlasse, finirebbero in galera tutti, e questa volta per rimanerci a lungo. E lui ha una gran voglia di vendicarsi di chi ha ucciso suo fratello. Abbatino torna che con l'intento già di collaborare, perché la voce già c'era, già si diceva quando lui era, attraverso gli avvocati, perché i primi a portare queste notizie sono gli avvocati, perché o vengono revocato, o vedono cambiamenti, o vengono informati di certe visite di investigatori. Quindi lui, quando è tornato, lui già aveva già detto qualcosa dal Venezuela, perché l'hanno fatto sparire subito, l'hanno messo subito in una cosiddetta località protetta. Maurizio Abbatino, a 38 anni, è pronto per passare dalla parte della giustizia, e le domande alle quali deve rispondere sono tante. Grazie alle dichiarazioni di un pentito sono stati arrestati 50 esponenti della Banda della Magliana, un'organizzazione criminale romana che negli anni ha avuto a che fare con la mafia, con la camorra, con i sequestri, con i servizi segreti e si è scoperto da poco anche con la strage di Bologna. All'alba del 16 aprile 1993 scatta l'operazione Colosseo. 500 agenti della squadra mobile si sparpagliano per Roma. L'operazione è gigantesca. La polizia effettua 56 arresti, sequestra ai boss della Magliana 80 miliardi di lire di beni mobili e immobili. L'accusa è la più pesante: associazione a delinquere. La banda della Magliana è considerata al pari di mafia, camorra e 'ndrangheta. Siamo a Badino, si sono susseguiti altri pentimenti, quello di Mancini, appunto, quello di Carnovale, della Moretti,
Ma diciamo quello un po' più, diciamo quello decisivo è stato il pentimento da Badino. Per i superstiti della banda si aprono di nuovo le aule dei tribunali. Per anni Maurizio Abbatino e i successivi collaboratori di giustizia Antonio Mancini e Fabiola Moretti diventano protagonisti della letteratura criminale e testimoni nei processi dei più oscuri misteri d'Italia. Maurizio Abbatino è un leone in gabbia, ma non dimentica ciò che è stato. Io dico una cosa, se succede qualcosa ai miei familiari, l'avvocato Tormina è il primo che viene sparato in testa. No, lei per cortesia lei può rifiutarsi di rispondere a tutte le domande che ritiene opportune, familiari, non familiari, però non può fare affermazioni di questo tipo. No, più mi sembra che stai esagerando, ha capito che non voglio che si parla della mia famiglia, stai esagerando. Vorrei capire soltanto se Abbatino me l'ha fatta la minaccia per farla eseguire personalmente. Esattamente, sarei disposto a seguirla personalmente. Il filone principale del processo alla banda della Magliana si conclude con numerose e pesanti condanne. Questa volta i boss romani non godono più di nessuna protezione. Sulla banda della Magliana cade definitivamente la scure della giustizia. Io ho preso due condanne che per effetto, insomma, avrei preso 46 anni di condanna totale. Però raggruppati in un cumulo giuridico arrivano a 30. Sono state. Criminale, no? Perché era quello che volevo, mi piaceva proprio a me. Io ho voluto proprio essere quello che sono diventato. Lei senta la società, la cosa, ma che società? Noi eravamo dodicenni, tredicenni, già dicevamo, se compriamo, cominciamo dalle 500 a parte. Poi se compriamo una cosa, se compriamo, ecco, mandiamo a Roma, famo Roma, sequestriamo qui. 12 anni siamo da San Basilio. Io voglio andare in un paese dove sono una qualsiasi, sono Fabiola e basta. E poi voglio un uomo che mi ama perché sono Fabiola, non perché ero l'amica e la compagna di... E a volte mi sento a disagio veramente. Perché in effetti poi ci sono persone che mi conoscono, anche se non da vecchia data, ok, conoscenze assimilate in questi anni di riottenuta, semilibertà, persone comunque comuni che hanno attività proprie di commercio,
quasi affascinare da... E a me mette a disagio una cosa del genere. Non riesco a capire che c'è in loro d'affascinante, che ci trovano d'affascinante. Posso capire la curiosità per una storia, cioè uno scoprire, uno spaccato di quello che possa essere stata questa realtà. Però da lì a tramutarla in qualcosa che affascina, che quasi crea desiderio, lo trovo assurdo.